Ma guardate che confusione qua, guarda i postini, ma guarda due volte quelli, non suonano, neanche mezza volta, infilano la posta sotto la porta che per qui neanche c'è, perché questo qua è un teatro di vanguardia. Questo è vanguardia. Ma che c'è? Guarda qua, che è sta cosa? Mamma mia, cos'è? Ah, una missiva. Può durare anche 3 ore, quando sono in forma. Mamma mia, vediamo un po' chi ci finisce qua. A sdrubbare mezza cava. Sbaglio sempre l'indirizzo, per forza, apriamo i vicini. Ma chi è l'immattato? Mamma, com'è lungo questo nome, mamma, com'è lungo questo nome, anche questo potrebbe, insomma, svilupparsi. Oh, dunque, Shakespeare London Festival, oddio, Festival, questo nome non mi è nuovo, ma apriamo, va. Spiamo proprio il nostro nemico sul tuo territorio scrittore. E cosa dice? Caro Asdrubale, mezza cava, il tuo grande amore per il biondo prence danese. Oddio, abbiamo il difettuccio, mezza cava bella. Sarà subito appagato. E io pago! Il tuo amleto è molto atteso qui a Londra. Mandami un tuo occhio. Mamma mia, un occhio, un tuo... Annaggio, questa amica, lisci moderni, questa amica, lisci moderni. Mandami un tuo ok, un tuo ok. E volevo dire, mandami un occhio. Quello mezza cava, un occhio già. Che facevo, spedivo a Londra, restava Guercio e Ghibellino. Guercio e Ghibellino restava. Mandami un tuo ok, e io a stretto giro di posta ti invio. Al solito indirizzo, che poi sarebbe sempre qua perché lo sbagliano sempre, è vero, il contratto con accluso, copione, traslato, sporcaccioni e un assegno per le prime spesucce di 500.000 sterline. 500.000 sterline a mezza casa. E se era una capa intera, quando gli dava? Non ride mai nessuno a questa battuta. Sono 8 anni che la faccio. Delle volte qualche sera, la ripeto anche 2 volte. E neanche ridono. Comunque, andiamo avanti. Oh, poi la tagliamo, capito? Poi la tagliamo. Oh. Vanno queste cose qui, stato buono, il tuo organizzatore, Dante Lucullo. Oddio. Dante Dico, Lu... Cullo. Questa è tutta una congrega. Comunque, caro mezza capa qua, con questo indirizzo là, hai capito? E questo contrattuccio qui, al London Festival Shakespeare Company, questo si è, caro Pellè, ci vado io, che pensi mi, perché a parte tutto io, l'amleto, lo so da tutto a memoria, ad memoriam! Io sono il pallido prence danese che veste a nero, che si diverte nelle contese, che per diporto va al cimitero. Se gioco a carte fo il solitario, suono ad orecchio tutta l'aione, per far qualcosa da meno e gaio, col babbo morto, notare il babbo morto fo colazione. Oh, non ho mai capito sì che voleva Amleto, non ho capito sì che voleva Amleto, poteva essere felice, no, poteva essere amato, neanche, Amleto, Ofelia sta là, amare,
sognare, amare lacrime magari, ma amare, 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 perché l'amore, amore facile, tutto difficile, c'è da succedere. Madonna, mi chiede, basta, chiede. Mamma mia, basta! E che ci sono qui dentro? Mamma mia, le anime dannate! Ci sono le anime dannate! Mamma mia! E poi, io, basta! Perché per esempio, questo amuleto, sono 40 anni! Non si potrebbe fare io, per esempio, un bell'otello! Un bell'otellone! Con Desdemona! O dico, Desdemona! Oh, a me, Desdemona, mi piace! Otello è il moro di Venezia. Abitavamo al vicolo del moro. Io, mi madre e mi fratello Gigi. Sor delegato mio, non son boiaccia, il fattaccio. Queste sono tragedie tragiche.